Ti vedo sorridente. No, è una paresi. Mi chiamo Manuel Agnelli, sono un vocalist, cantante, chitarrista, polistrumentista, vecchiaccio palloso con un piede nella fossa. X Factor per me è sempre stato un modo di fare comunicazione. È uno dei pochi spazi in televisione dove si parla di musica. Quello che cerco quest'anno è quello che ho sempre cercato, in realtà persone che possono esprimere un punto di vista diverso. Si può vivere di musica senza per forza riempire San Siro. Beethoven non ha mai fatto San Siro, eppure direi che è abbastanza rilevante. Manuel Agnelli è una persona fantastica, io lo ascolto tanto, primo per l'esperienza che ha all'interno di questo programma e perché si vede che ha un sincero amore per la musica. Manuel è stata una grande scoperta per me, perché non lo conoscevo, ho trovato una persona profonda, preparata e un tagliateste, immagino sarà, e che mi piace. Manuel ormai è un'istituzione per la nostra musica, lui è la coerenza in persona. Le sue scelte sono guidate dalla sua voce interiore che non tace davanti a niente. A lui piace un sacco fare il tremendo, no? Però io lo vedo che ci tiene a fare questo percorso, ci tiene i ragazzi e ci tiene anche lui a fare bella musica. È uno dei pochi artisti che conosco che è ancora così sanguigno. Una persona molto coraggiosa anche, proprio coraggio che lo contraddistingue. Sarò il giudice che sono sempre stato, cioè una persona che non ha peli sulla lingua, però ha molto rispetto per chi si mette in gioco, sempre che chi si mette in gioco sia cosciente di essere lì per farsi giudicare, per fare un percorso, per farsi aiutare, perché se uno viene con la presunzione di farsi promozione ed essere già perfetto, a quel punto effettivamente ha tutte le carte in regola per essere massacrato da me.